tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto buon anno, buon 2019, spero che abbiate passato delle vacanze di Natale serene e piacevoli. Faccio gli auguri solamente adesso perché è il primo video che registro dell'anno in cui siamo faccia a faccia e ve li faccio adesso. Detto ciò, anche quest'anno torno in ritardo con il video dei miei regali di Natale, semplicemente perché aspetto anche il 6 gennaio, ovvero la Befana, per registrare il tutto, perché anche in quel giorno mi arrivano i pensierini e quindi faccio il video completo di tutti questi regali che ho ricevuto per queste feste di Natale. In questo video mi vedrete prima in questa solita mia postazione, casa mia, poi nella seconda parte mi vedrete una postazione diversa, ovvero sarà a casa del mio ragazzo, che presto sarà anche mia, ovvero nostra, fra virgolette, perché saremo in affitto, ma questo è un altro discorso. Comunque sia, la farò là perché abbiamo dei regali di Natale che ci hanno fatto insieme, perché tra poco andremo a convivere, quindi la maggior parte sono regali per la casa. E quindi vedrete poi il resto dei regali. Comunque partiamo adesso con quelli che ho qui, ovvero partiamo con questa maglia. È stata presa in un negozio qua della mia zona, si chiama il negozio Pacini, ed è questa maglioncina di questo colore assurdo rosa, che io mai nella vita ho indossato un colore così, cioè di rosa ho solo una maglia. Non so, non mi è mai piaciuto il rosa, comunque questo qui lo adoro, forse mi stanno cambiando i gusti, non lo so. È traforata e la particolarità sono queste maniche a palloncino, perché sono strette qua sul polsi. Così vedete, e poi così vengono giù belle larghine. Poi mi hanno fatto questa sciarpina, questa pashmina, in questi colori azzurro, blu, nero e bianco, molto carina. Andando avanti, sempre un'altra maglia, però un pochino più sportiva direi. È della Napapiri, come vedete qua, c'è la scritta davanti, spero la vediate perché è tutta nera anche la scritta. Comunque questa è in pile, simil pile credo, e fa molto caldo. Non l'ho ancora indossata, l'ho provata in casa per vedere se mi stava. Mi sta, è una XS, tra le altre cose, semplicemente perché vestono un po' largo. A caldo, il che è perfetta per questo periodo perché è veramente iniziato il freddo, quello bello potente, aiuto sia al vivo. Comunque andiamo avanti. Ho ricevuto poi Pandora, ormai è diventata una tradizione di Natale, mi arriva un Pandora e vi faccio vedere perché l'ho già qua sul braccialetto. È un charm del Natale, vedete, spero si veda, è un candy cane. Era tanto che volevo un ciondolino di Pandora per Natale, di Natale. E questa è arrivata, sono molto contenta, è un vero gioiellino, una chicchina. Poi un regalo assurdo che non pensavo veramente che mi arrivasse quest'anno. Era un po' che ci giravo intorno, ma perché lo volevo prendere io prima di andare a New York. Anzi, se non avete visto il vlog, andate in playlist e ho messo quattro vlog appunto della vacanza a New York che ho fatto ad ottobre. Insomma, la volevo prendere prima di andare via, però avevo già speso un botto per il viaggio e ho detto no, non sarebbe bene aspettare. È arrivata per Natale, sto parlando di questa, ovvero la macchinetta fotografica della Sony. È compatta, ha anche il wifi, questa, spero la vediate. Ve la faccio vedere così nella scatolina perché ci sto registrando, spero che faccia bene i video, perché so che queste telecamere fanno bene le foto, i video non lo so, ma io la volevo così perché quelle grosse sono troppo ingombranti, non fanno per me. Invece questa piccolina, compatta, maneggevole, la posso mettere in borsetta, è perfetta. Per adesso mi ci trovo veramente bene e vediamo un po' come vengono i video. E quindi questa, regalo assolutamente che quando ho ricevuto ho detto che mi hai fatto, perché proprio sono rimasta senza parole, non me l'aspettavo minimamente. La prima parte finisce qua, ma restate sintonizzati perché voi la vedrete subito. E voilà, postazione nuova, ma continuiamo con i regali. Allora, sperando che si veda qualcosa perché è la prima volta che filmo in questo modo, comunque sia. Altro regalo che ho lasciato qua, ma che comunque è solamente mio,
È questa crema mani al pepe rosa di Bottega Verde, è 75 ml. E la profumazione la conoscevo già, non avevo mai provato la crema mani, la proveremo. Insieme a quello mi hanno fatto lo scaldamani. Questo qua devo ancora capire come funziona perché è la prima volta che lo vedo, sinceramente, leggerò dietro come appunto come funziona. Poi andando avanti mi hanno fatto questa scatolina qua. Con diversi tipi di bustine di tè, cioè con l'arancia, con la mela, con il limone e infine con la pesca. Non li ho ancora assaggiati, ma sono veramente curiosa di provarli. La marca è Orient Sunset. È questo qua. Passando alle cose per la casa, ci hanno fatto a me e al mio ragazzo queste due tazzine con scritto Mister con i baffi. E Mrs. con le labbra, una e una due, molto graziosi, molto, molto carine. Di questa tipologia avevo visto anche i cuscini, le tazze non le avevo mai viste. Ho fatto queste tazzine qua per il caffè, un servito da 6, ma ve ne faccio vedere solamente 3. Allora, praticamente c'è questa con viola, questa sul giallo e questa sul rosso. In abbinamento ovviamente ci sono i piattini rosso, viola e giallo. Oltre a queste ce ne sono altre tre che non ne ho prese, comunque sono di diverso colore. Poi sempre altre due tazze, queste qui ve le faccio vedere così, sono di Tiger, sono quelle nere, ma se mettete dentro una bevanda calda, queste cambiano colore. Sono due diverse ed erano della colazione di Natale. Se mai vi metto una clip per farvi vedere come cambiano colore. Ok, questa è la tazza, come vedete, nera. Dentro c'è già la bustina, un po' di miele e adesso ci metto l'acqua calda. E voilà, come magia cambia colore. Ta-da! Queste qui, ripeto, le trovate da Tiger. Questa è la resta del Natale, ma penso ce ne siano degli altri tipi. Con dietro scritto I love Christmas time, mentre quella per il mio ragazzo era verde e mi pare anche lì c'era un cuoricino dietro, no, non mi ricordo. Cosa molto ma molto apprezzata che ne avevamo assolutamente bisogno è questa mega aspirapolvere, mega aspirapolvere, questa qua è il modello e sì, mi ci trovo bene e dovete capire che fino a un mese fa noi pulivamo casa solamente con la granata, no? La scopa. Adesso mio ragazzo ha cambiato casa per via che ha un cane, quindi ha portato con sé il cane invece di stare prima non c'era il giardino, vabbè, questo è un altro discorso, quindi potete capire, potete immaginare, per chi ha un cane lo sa che pulire casa solamente con una granata è una cosa impossibile, cioè cammino peli ovunque, quindi capite anche voi che serviva un aspirapolvere. Un'altra cosa per la casa sono questi due cuscinoni qua. Aiuto, sono di questo colore che non si capisce se è un grigio o un tortorano. Ma sono veramente belli, ci stanno bene sul divano in sala, per ora le abbiamo messi lì. Il pezzo forte per la casa è questo qua, questa meraviglia che arriva perché in casa qui non c'è assolutamente niente di questo genere qua, è della Kenwood e praticamente è questo set qua con il mini pimer, le frustine quelle elettriche, poi questo qui per tritare tutto, insomma c'è di tutto e di più. Poi la Kenwood è una marca buonissima e veramente sono stata contenta di riceverlo. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, credo. Ah, in realtà avrei anche un piumone, però vabbè, quello non ve lo faccio vedere, semmai ve lo faccio vedere in un vlog più avanti. Così adesso ci trasferiamo in sala per farvi vedere l'ultima cosa della casa. Top! Questa, ragazzi, è la televisione nuova, 43 pollici, LG, 4K. Smart TV, cioè c'è di tutto e di più. Scusate se si sfoca così, ma non capisco come mai.
Vabbè, comunque questo era il mega regalone di quest'anno, oltre alla videocamera, ovviamente. E niente, ragazzi, questo video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, anche se è stato un po' un casinatello, forse. Lasciatemi tanti like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!